Oh, hi bitches! Scusate appunto questa ripresa che sembra che sto leggendo. Qua c'è una lampada, è fatta a forma di palo da lap dance e mi hanno detto appunto che per avere una bella luce bisogna mettersi davanti alle lampade. Ma stavo dicendo, mi hanno detto appunto che per avere una bella luce bisogna mettersi davanti alle lampade, ma non mi sembra il caso. Mi piacciono i capelli, cioè ho usato la maschera alla di prima qualità e sono venuti perfetti. Cioè, guardate come sono thick. Thick in inglese è tipo polposi, non so come si dice in italiano. Però lo vedete come sono pieni, voluminosi, non sembrano rovinati? Questo è, diciamo, quando trovi un maschione di qualità che te la dà appunto di ottima fornitura. In questo video, come avrete letto dal titolo, vi devo dare un annuncio. Oh mio Dio, sotto shock! Io sono veramente sotto shock quando ne sono venuta a conoscenza. Come avete letto appunto dal titolo, il mio account di Instagram è stato disabilitato. Allora, io adesso ancora non so. Perché come diceva Dante Alighieri, del futuro non c'è certezza. Quindi io adesso ancora non so se il mio profilo Instagram è stato disabilitato per sempre o solo per 30 giorni. Io penso per sempre perché anche a Trisha era successa una cosa simile, nel senso che il suo account Instagram all'inizio fu bannato per 30 giorni e poi non gliel'hanno più ridato. Penso pure a me mi capiterà una cosa del genere, perché sono 3 giorni che cerco appunto di scrivere all'assistenza. Io ho inviato tutti i miei documenti per provare che io sono la persona appunto che possiede quell'account, ma ancora mi devono rispondere. Quindi secondo me ci sono alte probabilità che il mio account Instagram è stato sospeso per sempre. Da una parte mi dispiace perché appunto quell'account era iconico, nel senso, nonostante avevo pochi follower, nel senso, non erano pochi perché erano 1100, ed era bello perché eravamo una comunità molto affiatata, nel senso, ogni volta che io vi chiedevo consigli sul mio shopping, più di 100 persone rispondevano ai sondaggi. Quindi, ok, da una parte eravamo pochi, però arrivarci ora a 1000 iscritti, cioè a 1000 follower, stavo tipo a 1100. E grazie a TikTok, ma anche grazie alle pagine trash che mi taggavano, che quale salute le ringrazio, e stavo facendo tipo tanti follower diciamo, durante il giorno. Scusate ragazzi, non so parlare italiano. Nel senso, prima che mi bloccassero il profilo, in un giorno avevo fatto quasi 100 follower, quindi comunque grazie alle pagine trash che mi stavano taggando, mi stavano venendo dei follower, e anche grazie a TikTok perché. E nonostante io lo odio, certi miei TikTok diventano virali e tanta gente mi inizia a seguire e io per questo vi ringrazio tanto. Quindi, piccolo plugin di TikTok, se non mi seguite su TikTok, seguitemi Baby Gay Music. E niente, ero contento della comunità che si era creata sul mio Instagram perché eravamo tutte persone simili. Parlavamo appunto della maschera alla sbarra, di tutte cose così, mi davo dei consigli e appunto da una parte mi dispiace non avere più il profilo perché quando hai un tot di follower te la puoi tirare, capito? Cioè nel senso quando le persone mi invitavano nelle loro live o cose così dicevo ok no non ci vengo perché sei uno sfigatello, ma adesso che mi trovo con un nuovo profilo che attualmente ha 20 follower un po' mi devo rimettere le mani in pasta e quindi niente, dovrò rimettermi in gioco come tutte le bionde che contano. Se vi va di seguirmi, scusate, questo video non ha un senso perché non ho preparato niente, ma come sempre. Però se vi va di seguirmi sul mio nuovo profilo e spero voi lo facciate, si chiama Baby Gay Backup, nel senso back come tornare indietro e up come alzarsi. Quindi Baby Gay Backup se mi volete seguire. BACKUP, dopo Baby Gay attaccato. Da una parte appunto spero che mi ridanno il profilo presto, ma non credo perché oltre a me anche altre pagine molto famose hanno perso il loro profilo Instagram. Una fra tante appunto mi sembra Trash Italiano che attualmente non ha il profilo, quindi non so perché Zuckerberg lei ci odia così tanto, però
Perché, fun fact, io non posso entrare su Facebook per lo stesso motivo, nel senso perché dice, ah, non sei te, chi dovrebbe essere, nel senso solo perché mi metto un reggiseno e mi trucco, allora non sono più io Zuckerberg. Guardate che belli capelli, ragazzi. Però niente, attualmente il mio profilo Baby Gay Music è bloccato, quindi se vi va di seguirmi pure su Instagram, seguitemi appunto nel mio nuovo profilo. Baby Gay Backup, ve lo lascio qua sotto in caso. E seguitemi anche su TikTok, come vi ho detto prima. Da una parte, appunto, la trovo iconica come cosa perché, come vi ho detto prima, anche a Trisha è stato disabilitato il profilo, quindi dico, oddio, abbiamo una cosa in comune. Quindi, da una parte è iconico. Dall'altra parte è meno iconico perché, appunto, mi devo rifare 1100 e passa follower. Anche perché, scusate qua i rossori, anche perché diciamo molte persone tendono a seguire il profilo principale, ma mai il profilo di backup. Quindi io penso rimarrò per tutta la vita a 20 follower e niente, sarà così appunto la mia fine. Ah, però niente, spero voi mi possiate seguire su questo nuovo profilo e iniziamo questa nuova avventura insieme perché non credo che l'altro profilo Instagram, pure se iconico, me lo ridaranno mai indietro. E niente ragazzi, come vi ho detto prima, guardate che belli capelli. Vi invito a seguirmi anche su Instagram. Finché appunto non mi ritorna il profilo, ma non credo che mi ritorni perché, come vi ho detto prima, devo aspettare prima un mese che mi ridanno la biglietta. Devo aspettare prima un mese che riabilitano l'account e poi appunto dopo un mese io posso, tra virgolette, riattivare l'account. Se a qualcuno è successa una cosa simile, nel senso che non riconoscono la tua identità, che ti dicono, ah, non sembri te la persona che ha il profilo Instagram, nel senso come se io usassi un'altra identità, fatemi sapere come avete risolto, scrivetemi qua sotto come avete fatto. Scusate l'italiano, gattoni, ma sono un po' sfranta. E niente, comunque ridendo e scherzando, io ho una fortuna con i social, nel senso prima mi levano la monetizzazione su YouTube per 4 mesi, poi appunto dopo che l'ho attivata, dopo che l'ho riavuta, un mese dopo mi cancellano il profilo Instagram con più di 1000 follower e niente, gattoni. Però o magari Zuckerberg vuole che io vada a vivere sulla montagna di sale senza social. Però in caso se mi dai uno stipendio lo faccio. E niente gattoni, io spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un po' un video veloce, un po' un video annuncio urgente sotto shock. Seguitemi appunto sul mio nuovo Instagram, Baby Gay Backup. Seguitemi su TikTok, Baby Gay Music. E noi ci becchiamo a un prossimo video. Oppure visto che adesso devo mettere di più le mani in pasta per acquistare qualche follower, magari mi rivedete anche su Twitch alla gente alla quale di solito dicevo di no. Nel senso, io Instagram prima non lo usavo mai, però mi sono resa conto che è comodo per fare collaborazioni, nel senso perché tutti ti scrivono là. Adesso appunto che non c'ho più il profilo, non so più chi mi scriverà, ma se tu che mi vuoi o che mi stai cercando mi vuoi scrivere, mi trovi appunto su Instagram col nuovo profilo Baby Gay Makeup. E niente, grazie per aver seguito questo video. Love you, baci stellari!